Liturgia. San Matteo Apostolo. 21 settembre. Festa. Paolo, prigioniero di Gesù. Sì, è prigioniero a Roma, ma lui si considera solo prigioniero del Signore. E lui insegna, anche se la sua cattedra nella prigionia è piuttosto nascosta. Si ricorda dei suoi amici lasciati a Efeso, la comunità cristiana, ed è preoccupato di comunicare loro quali sono le virtù cristiane, l'umiltà, la dolcezza, l'animo grande, un amore che abbraccia tutti, ma soprattutto quell'unità che viene sigillata dalla pace. E porta come esempio l'unione di un solo corpo, un solo spirito, una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che al di sopra di tutti opera per mezzo di tutti, l'unità in Dio, la carità, l'amore. Poi deve affrontare il problema delle diversificazioni e allora dice che dentro questa unità del corpo ci sono varie chiamate di apostoli, di profeti, di evangelisti, di pastori, di maestri, tutti col compito di preparare i fratelli a compiere il ministero, edificare il corpo di Cristo. Dobbiamo giungere nell'unità della fede a conoscere sempre di più il Figlio di Dio, fino a far sì che ciascuno di noi sia uomo perfetto nella pienezza di Cristo. La Chiesa innalza la lode, i cieli narrano la gloria di Dio, e attraverso gli apostoli per tutta la terra si diffonde questo loro annuncio, Gesù. E Gesù nel Vangelo si fa presente mentre se ne esce dalla città sua, dove era ospite a Cafarnao, dove aveva messo la sede del suo apostolato divino. Mentre andava. Ecco, è la testimonianza di San Matteo che racconta la sua stessa vocazione nel Vangelo, nel suo Vangelo. Gesù vide un uomo. San Matteo si presenta come un uomo qualsiasi, anche se riscuoteva le tasse per l'impero. E a lui Gesù rivolge lo sguardo, una sola parola. Gli disse, seguimi. E Matteo si alzò e lo seguì. E poi organizzò una festa a casa per la chiamata. Chiamò tutti i suoi amici pubblicani, peccatori, e se ne stava vicino a Gesù, insieme agli apostoli, i discepoli. Qualcheduno rivolge occhi indagatori per accusare, sono i soliti farisei che non hanno il coraggio, ipocriti, di parlare con Gesù, ma di far sentire mentre parlano con i discepoli, come mai il vostro maestro mangia insieme a questi pubblicani, a questi peccatori? Gesù risponde, difende i suoi amici, i pubblicani e i peccatori, e riassume tutta la misericordia di Dio ricordando andate a imparare, voi che vi credete maestri, imparate la misericordia. Io sono venuto a chiamare i peccatori, non i giusti, hanno bisogno i malati del medico, non i sani.
Gesù misericordioso. Noi vorremmo avvicinarci a San Paolo per dire scherzosamente: ma dovresti completare questa lettera agli Efesini, perché non hai nominato la vocazione di Maria tra le varie vocazioni, una vocazione unica che riassume tutto, lei che ha dato il corpo a Gesù, lei che è la regina degli apostoli e la madre della Chiesa. In Maria si riunisce tutto il corpo mistico del Signore, una vocazione unica di Vergine Madre.